Ed eccoci qui, bentornati su Rete 8, soprattutto bentornati a Fontartana, a Picciano, insieme al nostro chef Antonio Di Giovacchino. Ciao, bentornati a tutti, ciao Jennifer. Antonio, ci sei mancato? Sì. È un po' che non siamo insieme. L'importante è esserci. Assolutamente, assolutamente. Ci siamo e stiamo sempre facendo le stesse cose, cucinando. Sì, che bello, che bello, che bello. Poi siamo ancora in inverno e devo dire che il clima è favorevole alla cucina, vero? Sì, siamo in inverno. Tu sai com'è la nostra missione, quella mia, è quella di fare la cucina regionale. Sì. E oggi siamo in inverno e stiamo facendo il Trentino, una bella cucina, diciamo, che ci riscalda. Di sostanza. Ecco, una cucina di montagna. Ricca. Sicuramente il Trentino, diciamo, che 9 mesi l'anno è fredda, 8 mesi l'anno è fredda, allora abbiamo bisogno delle ricette sempre povere, semplici, però che ci riscaldano, belle calde. Non sono sì. delle insalatine infatti, leggerissime. I canederli, ricordo. Ecco, facciamo i canederli. Oggi in particolar modo andiamo a fare un piatto semplicissimo, povero, quasi stupido, per, tra virgolette, sì, quasi per indicare stupido, la sua per semplicità. La sua semplicità, però buonissima. Una tortella di patate servito con un cavolo in insalata con un aceto, un cumino. Che meraviglia! È una cosetta, diciamo, sfiziosa, semplice da fare, però qua in Abruzzo noi non lo facciamo. Sì, ma guarda, io sono stata in Trentino solamente una volta e devo dire che mi sono innamorata di quella terra, un posto meraviglioso. Tra l'altro siamo in Italia, però non siamo in Italia, nel senso che poi c'è una cultura a sé in Trentino. Sì, e devo dire che sembrano praticamente due culture. Sì, una fusion. Misse, una fusion. Sì, anche in cucina ritroviamo dei piatti che assomigliano un po' più alla cucina tedesca. Esatto, sì, sì. E non quella così. Nostra, però ci stanno anche delle cose che andremo a vedere, che Bene. molte cose. Guarda, sono contenta perché questa regione mi piace tantissimo, soprattutto per i suoi paesaggi, anche per la sua cultura. Secondo me abbiamo tanto da imparare. Allora, iniziamo con questa ricetta. Innanzitutto, di cosa abbiamo bisogno? Allora, abbiamo bisogno delle semplici 2-3 patate, sì. abbiamo preso, una farina una zero, e poi del sale per fare questi tortel di patate. Okay. E l'andremo a accompagnare con insalata di cavolo cappuccio che abbiamo già precedentemente diciamo condita. Perché si deve riposare. Abbiamo messo del cumino, del sale, dell'olio e dell'aceto. Pensavo fosse l'erza. Vedi? E il cavolo. Cavolo. Il cavolo, sì. Buono. Cavolo cappuccio. Quindi tagliato sottilmente. Sottile. Abbiamo detto cumino, sale, olio. Sale, olio e aceto. E aceto. Che meraviglia. Lasciamo stare, insomma, quasi un'oretta infusione, okay, così si ammorbidisce anche il cavolo. Si deve cuocere. Cotto, deve cuocere. Sì, l'aceto fa la funzione di, cottura, sì. di cuocere questo l'avezza, il cavolo. Il cavolo. Allora, iniziamo. Quindi adesso andiamo a fare il tortel. Il tortel di patate. Okay. Allora, noi abbiamo preso delle patate, sì. le abbiamo semplicemente grattugiate sottilmente. Grattugiate sottili con questo. Sì, beh, questo è un attrezzo che abbiamo un po' tutti a casa. Attrezzo che abbiamo un po' tutti. Le facciamo scolare bene. Laviamo bene, le scoliamo e andremo ad aggiungere un pizzico di sale. Ecco, per chi si fosse sintonizzato con noi in questo momento, vi stiamo portando in Trentino e stiamo facendo dei tortel, che sono fatti tortel di patate. Di patate. Un cucchiaio di farina. Questa cosa già mi piace perché immagino che la dobbiamo friggere. Sì, di meraviglia. Abbiamo già messo dell'olio sì. a friggere. Quindi giriamo un po' di farina. Un po' di farina. Questo sarebbe per far fare un po' di crosticina, sì, giusto? Sì, per far fare la crosticina e per legarle un po' tra di loro. Quindi senza esagerare. Ecco. Giusto un po' di farina. E allora? Allora, abbiamo fatto praticamente le patate con la farina. Sì. Andremo semplicemente a friggerle. A friggerle. Ah, questa ricetta è semplicissima, però semplice, molto gustosa, perfetta anche per i bambini. Sì, sì.
È una patata fritta. A chi non piacciono le patate fritte? E questo lo possiamo accompagnare anche con dei formaggi, diciamo, ci con una fondutina di parmigiano sopra. Eh? Oramai sono diventata brava. Ma a chi non piacciono le patate fritte, chef? Esisterà qualcuno a cui non piacciono le patate? È quell'alimento che dai bambini ai vecchi spazi mette tutti d'accordo. Sì. Come lo fai la patata e la patata? C'è qualcuno che dice. Beh, devo dire che è uno dei miei alimenti preferiti in assoluto. Io mangerei patate così, a oltranza, solo patate, tutti i giorni. C'è una cosa che riesce a non stancarmi, poi fritte, insomma. Fateci sapere, esiste qualcuno a cui non piacciono le patate? Scriveteci, perché è proprio una mia curiosità capire se esiste qualcuno che non ama questo prodotto, secondo me, meraviglioso, versatile. Forse ci sarà qualcuno che non piace le patate. Ci sarà qualcuno? Mi ricordo mia nonna che dice, mannaggia le patate, le montagne che li porta. Perché invece le patate, diciamo, viene accompagnata è una, vedi che un alimento di montagna. L'Abruzzo è ricca di ma vedi questo. Che l'Abruzzo emerge sempre. Siamo in Trentino, ma allora il detto abruzzese lo posso dire, che le patate fa assurdi. Vedi? Infatti quando ero bambina mi dicevano sempre che forse perché mangiavo tante patate non ascoltavo tanto bene. Ma il gusto della patata che è buona, allora ti prende, non senti più niente quando stai mangiando la patata. Secondo me per quello il detto, infatti. Può darsi che è questo. Esatto, sì. Potrebbe essere una motivazione valida. Un alimento goloso che magari piace a tutti, allora quando mangi la patata. Ma poi versatile, anche in pasticceria vengono utilizzate tantissimo, rendono gli impasti morbidi, per la pasta negli gnocchi, cioè veramente. Insomma, Cristoforo Colombo ha fatto un grande regalo. Di qualcosa di eccezionale con la patata. Ecco qua. Diciamo che quante sono dorate da ambedue i lati, praticamente vedi tipo una pizzondella, sì, quando sì. sono dorate da tutte e due i parti le puoi tirare fuori. Andiamo in Trentino, diciamo così. Pizzondella. Parliamo di tortelle. Tortelle di patate. Ecco qua, ci siamo. Ci siamo. Andiamo a tirare fuori dall'olio. Sai, io non sapevo cosa cucinare stasera, mi hai dato un'idea. Perché si frigge in maniera molto veloce. Semplice, poi, veloce. Devo dire, credo tu stai friggendo con l'olio delle arachidi, giusto? Sì, perché non puzza per niente. Non si sente, no. Sì. Beh, l'olio d'arachidi, dopo l'olio di oliva, certo l'olio d'oliva è un po' costoso, però l'olio d'arachidi è la cosa migliore. Ah sì, assolutamente. Allora. E andremo. Bello, bello questo. Questi sono i piatti che piacciono a me, chef. Ho anticipato un po', ho detto che sembra una ricettina un po' stupida. Bella, invece è bella. Volgarmente parlando. Non è stupida, però è bella. Dà l'idea di una ricetta semplice. È coccolosa, come dice Letizia. E poi devo dire che, insomma, a me piace fare ricette che i nostri telespettatori possano rifare a casa. Ma questo per noi è importantissimo. È bella anche quello, perché a volte non è che ci abbiamo tutti 4-5 ore per cucinare. Esatto, anche meno. Abbiamo 5 minuti. Con mezz'ora delle volte bisogna accontentare una famiglia e li dobbiamo mettere tutti d'accordo e con la patata penso che ci si riesce. Sì, è vero, anche con le maniere forti ci si riesce. Cioè o quello o niente, quindi alla fine bisogna mettersi d'accordo per forza. Ecco qua, gente. Ed eccoci. Il tortello di patate trentino è pronto. Che un piatto bello. Semplice, povero. Bellissimo. Però bello. Bello, simpatico. Bello, chef. I miei complimenti, veramente. Mi piace tantissimo e poi solo guardarlo mi fa pensare al Trentino. Io che ci sono stata, sono proprio due elementi che identificano quella terra. Sì, la cucina regionale, terra. La cucina trentina, praticamente diciamo che rappresenta un po' proprio quel territorio. Che bello, grazie chef. Grazie a voi. Ci vediamo domani. A domani. Le spezie sono piccoli concentrati di sapore che da sempre hanno affascinato l'umanità per il loro profumo, il loro sapore, la loro capacità di prolungare conservazione dei cibi e anche per il prestigio che davano a chi poteva permettersi di averli. Oggi è il modo di poter ridurre il consumo del sale e anche dei condimenti.